Hello everyone e benvenuti in questo mio bellissimo canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Indimax e finalmente sto continuando questa serie di un video al giorno per una settimana. Infatti domani e sabato pubblicherò finalmente l'ultimo episodio. Il video che vedremo riguarda l'utilizzo di questo LCD 20x4. 20x4, il 20 sta per 20 colonne e 4 sta per 4 righe. Questo tipo di LCD è molto molto comodo rispetto a un classico LCD, perché utilizza un modulo I2C. Per quanto riguarda la comunicazione I2C, credo che realizzerò un video a parte dove andrò ad approfondire questo argomento. In parole povere, questo modulo I2C ci permette di utilizzare semplicemente due pin, quindi su Arduino. In totale sono 4 pin, ovvero due per l'alimentazione, quindi negativo e positivo. Il positivo va sul 5V e altri due che sono i pin SDA e SCL, che ci permettono di comandare il nostro LCD. Quindi sicuramente i vantaggi di questo LCD I2C ci permette di risparmiare tantissimi pin in corrispondenza dell'altro LCD semplice, ovvero il 16x2, perché su Arduino collegare un classico display 16x2 significava utilizzare 6 pin su Arduino. Invece in questo modo ne andiamo ad utilizzare semplicemente due. Credo che per i nostri progetti stile maker risparmiare così tanti pin su Arduino ne valga veramente la pena. In questo modo non siamo costretti ad acquistare un Arduino Mega. Quello che vedete dietro di colore nero è il famoso adattatore I2C, in cui abbiamo il circuito integrato che gestisce tutti i connettori, ovvero tutti i pin. Abbiamo anche il dimmer, che dopo vedremo come funziona, per dare un contrasto al display. E infine i due connettori che vedete sul lato servono per dare la retroilluminazione. Infatti se questi due pin sono collegati, quindi ad esempio con un cavo femmina-femmina sono collegati, possiamo attivare la retroilluminazione. Per gestire la retroilluminazione possiamo anche farlo attraverso i pin PWM di Arduino, ovvero su Arduino ci sono dei pin che riescono a dare un valore di output da 0 fino a 255, come ad esempio il pin 3. Come vedere se un pin è PWM o meno? Basta vedere se al lato abbiamo questa sorta di onda, questa sorta di simbolo ad onda, allora quello è un pin PWM. Quindi basta collegare un pin PWM a quest'altro pin che vedete qui in basso a tutto su Arduino. Quindi collegando questo pin qui su Arduino e sul codice dare semplicemente un out, quindi diciamo che è una sorta di LED, possiamo dire il valore che deve assumere la retroilluminazione. Così facendo possiamo variare il valore. Infatti andremo semplicemente a dire pin mode pin 3, che è un output, e gli andiamo a dire butta come valore fuori 255 o 0. Poi possiamo anche decidere noi 55, dipende quanta retroilluminazione vogliamo. L'acronimo LCD sta per Liquid Crystal Display. È un tipo di display che utilizza le proprietà di modulazione della luce dei cristalli liquidi. Credo che sicuramente realizzerò un video su come funziona un display, se qualcuno è interessato. Il collegamento è molto semplice da fare su Arduino. Infatti abbiamo semplicemente l'alimentazione che va su 5V, il GND che va su GND, l'SDA che va sul pin A5 e SLC che va sul pin A5. Se questo genere di video vi sta piacendo, mi raccomando di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto attivando la campanella delle notifiche, così da non perdervi tutti questi contenuti che sto portando qui sul mio canale YouTube. Ora passiamo al PC e vediamo lo sketch da caricare su Arduino. Ecco lo sketch. Per prima cosa bisogna scaricare la libreria. Vi lascio il link in descrizione dello sketch, così che una volta scaricato basta che cliccate su questo link qui di GitHub, scaricate la libreria, quindi Liquid Crystal I2C, e la importate su Arduino. Per chi non lo sapesse fare, cioè per chi non sa importare una libreria, è molto semplice, ovvero cliccate sul link questo qua, GitHub, vi aprirà una pagina di GitHub, fate un semplice download del file zip, poi cliccate su sketch, includi libreria e qui premete su aggiungi libreria da file zip. Così facendo andate a selezionare il file zip che avete scaricato e la libreria sarà importata. Andiamo ad includere queste due librerie, ovvero una libreria che ci serve per la comunicazione I2C e l'altra libreria semplicemente per il Liquid Crystal. Una volta aver importato la libreria andiamo a collegare logicamente il pin che già abbiamo fatto
E questa stringa qui, praticamente, che cosa dice questa istruzione qui? Dice dove è collegato l'indirizzo del dispositivo che stiamo andando ad utilizzare. Se siete curiosi di sapere questo 0x27 da dove esce, cioè questo diciamo che è l'indirizzo di default del nostro dispositivo, volete informarvi, diciamo così, su questo parametro? C'è una libreria molto importante che si chiama I2C Detect, che adesso andremo a vedere. Allora, per vedere questo 0.27, quindi l'indirizzo da dove l'ha preso, in teoria adesso è di default, però andiamo a scaricare questa libreria un attimo, sempre in includi libreria, andiamo in gestione libreria e qui andiamo a scrivere I2C Detect. Ecco qui, I2C Detect, andiamo a installarla un attimo. Ok, una volta che c'è scritto installata, andiamo qui sopra, andiamo in file, esempi, scendiamo in basso e ci dovremmo trovare, eccolo qua, I2C Detect, e vediamo I2C Detect, quindi apriamo questo esempio. Lo apriamo, andiamo a caricare lo sketch su Arduino, quindi carichiamolo su Arduino. Una volta caricato, apriamo il monitor seriale e come possiamo vedere, ecco gli indirizzi, quindi abbiamo l'indirizzo 27 e 48, di dove abbiamo collegato il nostro dispositivo I2C. Infatti, se vedete, questi numeri qua sono sempre esadecimali. Adesso chiudiamo questo qui, chiudiamo quest'altro esempio qui. Questo 0.27, infatti, che è quello di default, significa che sta all'indirizzo 27 in esadecimale. Quindi abbiamo scoperto questo I2C a che indirizzo è collegato. Vi ripeto, sicuramente realizzerò un altro episodio dove andremo ad approfondire questo argomento più nel dettaglio. Dopodiché andiamo a dire quante colonne ha e quante righe ha, infatti 4 sono le righe e 20 sono le colonne. Dopodiché andiamo ad inizializzare l'LCD ed attivare la retroilluminazione. Questa istruzione qui l'ho commentata. Perché l'ho commentata? Perché potrebbe esservi utile, ovvero pulisce l'LCD. Quindi così facendo fa una pulizia all'LCD. Adesso andiamo a scrivere sul nostro LCD come si fa. Andiamo ad utilizzare questa istruzione qui, ovvero lcd.set cursor 3,1. Allora, l'istruzione che sta, il numero che sta a sinistra sono sempre le colonne. Invece il numero che sta a destra sono sempre le righe. Infatti, le righe partono da 0, quindi abbiamo 0, 1, 2 e 3. E le colonne partono sempre da 0, quindi 0, 1, 2 e 3. Quindi che cosa significa? Che lui partirà dalla terza cella a scrivere e alla prima riga. Però ricordatevi che sta partendo da 0, quindi significa che andrà a scrivere alla riga 2, ipotizzando che parte da 1, e alla cella 4, quindi alla colonna 4, lì metterà la prima lettera. Dopodiché andiamo a fare semplicemente un LCD print e andiamo a scrivere quello che vogliamo. Mi raccomando di non superare il numero 20, altrimenti esce dall'altra parte la lettera. Vi ricordo che anche lo spazio è come se assumesse un vero e proprio carattere, quindi anche lo spazio occupa una cella. Dopodiché, dato che voglio andare a scrivere su due righe, che cosa faccio? Vado semplicemente ad incrementare il valore 2, ovvero scrivimi alla seconda riga, che sarebbe la terza in teoria. E vanno a scrivere alla colonna 0, quindi parti dall'inizio fino alla fine. In questo modo abbiamo scritto queste due scritte. Dopodiché si possono fare molti altri controlli, però per i nostri progetti in stile maker, diciamo così, credo che questa scrittura vada più che bene, quindi questo codice qui vada più che bene. Infatti, credo che se dovremmo fare, non so, dei controlli su dei comandi, dei pulsanti. Poi dipende, bisogna mettere un paio di if, però il succo del discorso è questo, ovvero la scritta su LCD si fa in questo modo. Esiste anche un altro metodo che forse sicuramente realizzerò un altro video molto più dettagliato, in cui la scritta non viene fatta, diciamo, subito così, ma è come se stiamo simulando la scrittura della scritta. Quindi se ipotizzando che vogliamo scrivere Hello YouTube, invece di farlo comparire come un flash Hello YouTube, facciamo scrivere HELO, quindi è come se veramente stessimo scrivendo in tempo reale. Questa tipologia quindi è come se stessimo scrivendo da tastiera in tempo reale. È una sorta di effetto ottico che ci fa sembrare che stiamo scrivendo, però questi sono solo dei dettagli che più avanti vorrei approfondire. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, sono stato il più semplice possibile. Come sempre, se avete delle domande, curiosità, anche delle critiche, basta commentare qui in basso e vi risponderò.
Non mi resta che salutarvi e noi ci vediamo domani finalmente con l'ultimo video. Quindi se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per non perdervi l'ultimo video. Finalmente siamo riusciti a raggiungere questo, quasi a raggiungere l'obiettivo di un video al giorno per una settimana. Speriamo che domani riesco a pubblicare il video. Noi ci vediamo domani quindi con un super video. Ciao! I can hear you say.